Un saluto a tutti i cittadini della mia città. È una settimana questa di Ferragosto, una settimana di fermarci un attimo, di pensare, di tranquillizzarci. È una settimana anche di ricordi. Il 14 sono 2 anni della tragedia del Ponte Morandi e quindi ricordo dei nostri 4 ragazzi. Stamattina voglio parlare della questione del trasbordo. Ho sentito un po' di varie idee su cosa sia il trasbordo. Allora, il trasbordo non è altro che il trasferimento di rifiuti da quelle che sono le navette che noi vediamo durante la giornata, le piccole navette, su di un camion più grande. Questo trasbordo è consentito, e voglio che si prenda visione e atto, dell'articolo 193, commi 11 e 12 del decreto legislativo 152 del 2006, prevedono che per particolari esigenze tecniche organizzative la possibilità di avvalersi di tale tecnica di sosta per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore. Nel caso nostro non dovrebbero essere più di 12 ore. Che cosa avviene? Che il camioncino piccolino porta rifiuto nel camion grande e quindi non c'è nessun deposito, nessuna trasferenza, non c'è che viene messo immondizia per terra o qualsiasi altra cosa che si vuole pensare. Per quanto riguarda precedentemente, il trasbordo veniva fatto fino a 12 anni, 12 giorni fa in Viale Sardegna. Proprio da parte dell'amministrazione comunale è stata richiesta ai NOI, quindi alla Procura, di verificare se il tutto avvenisse in modo giusto. L'area è stata sequestrata, ma non per il trasbordo, per altre cose dai NOA, il Nucleo Operativo Ambientale. È stata fatta anche la bonifica e penso nelle prossime settimane di poter avere l'area dissequestrata. Per quanto riguarda sempre la questione del trasbordo, io invito tutti i cittadini, se vedete qualche illegalità, se voi ritenete che non sia giusto quello che io stia dicendo come sindaco, o vedete qualcosa che non è da parte vostra che non sia adeguato, io vi invito ad agire secondo la legalità. Lo potete denunciare, potete andare alle autorità superiori, polizia, carabinieri, noi, mandarci anche delle PEC alla segreteria sindaco.torredegreco@asmepec.it. Per quanto riguarda l'amministrazione, per evitare problemi alla popolazione, abbiamo individuato oltre 7 zone. Ve le dico pure perché sono in un atto dell'amministrazione: via Sant'Elena, via Lavatroia, il parcheggio della Litorania, il parcheggio della Salle, viale del Commercio, via Cavallo, via delle Industrie e via Leopardi. E stiamo ricercando altre strade. È una rotazione che facciamo, quindi non saremo mai allo stesso punto. E cerchiamo anche di stare quando dare meno fastidi laddove ci sono residenti, anche se l'articolo non prevede la questione dei residenti, che potrebbe essere fatta su qualsiasi strada della città. Poi io ringrazio tutti i cittadini che praticamente continuamente postano tutta una serie di cumuli di indifferenziata, anche perché serve questo anche per smuovere l'amministrazione. E io come sindaco dico sempre, tutte le responsabilità ricordatevi che sono sempre a carico dell'amministrazione, ma in particolar modo del sindaco. Però io chiedo anche una piccola collaborazione se possibile. Guardate, postare quei cumuli di indifferenziata, perché è evidente se sono cumuli dove la differenziata non è stata fatta. È giusto che voi dite i vigili urbani, le fototrappole, la videosorveglianza, sindaco, 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 avete ragione, avete tutte le ragioni possibili e immaginabili. Però c'è un problema: che a monte chi doveva fare la differenziata a casa propria non l'ha fatta. Allora,
Ultimamente ci stiamo per costituire la consulta in materia NU e quindi invito a partecipare a questa consulta, quindi ci sarà proprio la partecipazione dei cittadini con l'amministrazione. Dicevo, io l'unico invito che faccio è anche assieme cercare praticamente di poter far capire laddove esistono questi comuni, di trovare delle soluzioni. La soluzione oggi è che ognuno deve differenziare il proprio rifiuto a casa propria e depositarlo sotto i propri palazzi. E quando si trovano i comuni, ripeto, la colpa è sempre del sindaco, ma a monte c'è chi non ha differenziato a casa propria e a casa vostra non posso arrivare, e nello stesso tempo porta quel rifiuto in un modo che praticamente poi verifichiamo essere esclusivamente dei comuni che poco o nulla possiamo fare se non aspettare il giorno per il ritiro di questo che è l'indifferenziato.